spazio Poesie e Pensiero di Sandra Conte. Eccoci nello spazio Poesie e Pensiero del Fluire. Sfrondare d'alberi. Il canto d'uccello si perde e confonde in ogni suono. Emerge dal bosco l'intenso odor di resine. L'erba tenera accoglie come madre amorosa. Si allinea al ritmo della vita la frequenza del cuore, nell'istante presente. Sento di esistere, immersa nella natura, che evolve, incosciente, e io con lei. Il rapporto che abbiamo con la natura è importantissimo. Molto spesso ci dimentichiamo della natura. Viviamo nella quotidianità, nel lavoro, negli interessi, nella frenesia, nel consumo, e la natura rimane forse là di sfondo. La possibilità di recuperare un rapporto con la natura, talvolta anche basta una semplice passeggiata, una passeggiata in un parco, in un giardino, in un bosco, per andare a riprendere questo contatto con le piante, con gli animali. E questo ci rende direi più umani, perché apparteniamo alla natura e il nostro rapporto è un rapporto molto più profondo di quanto non si pensi con la natura. E la natura è una madre amorosa, è una madre che accoglie. Quindi la natura ha questo senso di nutrimento, ci può nutrire l'animo, ci può fare bene anche la salute, che è la stessa cosa, ma la natura, se osserviamo bene, ha un suo ritmo, che è il ritmo della vita, è ciclica. Noi stessi apparteniamo alla natura e abbiamo un ritmo, siamo ciclici. Ci dimentichiamo spesso di questa nostra ciclicità e di questo ritmo, che poi il ritmo del cuore. Se noi ascoltiamo il nostro cuore, il cuore ha il suo ritmo, la sua vibrazione, e possiamo allinearlo con il ritmo della natura, con il ritmo delle stagioni. E quindi possiamo, se immersi nella natura, assaporare l'istante anche presente quando siamo immersi nella natura. Ci confondiamo con la natura e ci sentiamo appartenenti totalmente alla natura. La natura evolve, è viva, c'è un'anima in tutte le forme che della natura, nelle piante, negli animali, in tutti gli esseri viventi c'è un'anima collettiva. Noi abbiamo un'anima individuale, ma allinearsi con la natura significa riconfondersi con quest'anima collettiva e assaporare quello che la natura ci può dare nell'appartenere ad essa. E nell'essere consapevoli che siamo tutti in evoluzione, una continua evoluzione che è l'evoluzione della coscienza, che è l'evoluzione del essere capaci di riconoscersi in ciò che vive, nella nostra umanità immersa nella natura. E quindi un ritornare alla natura e un ritornare a noi stessi, alla nostra profondità e alla nostra essenza. Alla prossima, nello spazio del fluire. Spazio, Poesie e Pensiero di Sandra Conte.
We'll be right back.